Partiamo da un presupposto: i tedeschi sono al mondiale e noi no. E poi hai risaputo. Noi italiani stimiamo i tedeschi, ma proprio non riusciamo ad amarli. E al contrario, loro ci amano appassionatamente, ma d'altronde proprio non ci stimano. Perché? Ci vedono simpatici, calorosi, appassionati, ma sicuramente poco efficienti. E poco rispettosi delle leggi. Noi li riconosciamo: razionalità, precisione ed efficienza teutonica. Però sono veramente troppo rigidi, troppo freddi e completamente privi di gusto. Li hai visti ancora, no? Quei bragoncini corti, il cappellino e la birrotta in mano? Ma certo, questi lavorano e vivono tutto l'anno per due cose: le automobili e le vacanze. Il lago di Garda ormai è praticamente loro e si sa che le migliori automobili sono tedesche. Quando però incontri un italiano preciso ed efficiente come un tedesco, che guida una tedesca costruita, voluta e scelta con il gusto sopraffino di noi italiani, ti svegli e ti accorgi che era un sogno. Eh sì, perché questa Z4 è un vero e proprio sogno, bellissima nelle linee, sportiva alla guida e soprattutto perfetta nei colori, bianca con gli interni pelle rossa. L'unico precedente proprietario italiano, puntuale e preciso come un tedesco, ogni 2 anni esatti, sempre e costantemente nel mese di maggio, andava in BMW per fare un tagliando completo. Il tutto dimostrabile dai timbri ufficiali BMW Milano e da tutte le fatture ufficiali archiviate gelosamente. Insomma, i mondiali mi fai tifare Germania. Ma che Germania? Io tifo Senegal. Senegal.